nell'officina dell'artista scultore Diego Zeni a vedere alcune opere un po' particolari. Questa è interattiva, come si chiama? Questa è una donna abbastanza, come si dice, marziale, no? Tipo il generale, Ricavata da una ricavata da una tenaglia e tre biglie e due chiodi. Perché L'essenziale interattiva, Diego? interattiva, perché con un minimo Tocco. tocco, da dire, Vediamo. diventa molto sensibile e diventa un'altra scultura. È proprio questa è una scultura, da dire, più Aperta. aperta, no? E questa invece è l'originale che. Cioè, è come vedere due sculture. Quindi il ferro vecchio prende vita, ma ce n'è un'altra interessante, Ecco, questa. anche questa è interattiva e ha un bel significato di vita, perché l'ascia che si vede qua è l'ascia degli indiani che sotterravano l'ascia di guerra, no? E la maternità indiana è il titolo di questa scultura, fa il segno di vittoria perché è incinta e dà la vita sulla morte. E qua Quindi questo grembo di ferro si apre, vediamo se il si vede il particolare e bambino accoglie il è bambino. quasi come una, come si chiama lì? Ecografia, no? Ecografia, Un'ecografia nel ecco, ferro. un'ecografia manuale Come mai, Diego, questo amore per gli zappini, le zappe? Cosa ci vedi in una zappa? le zappe sono già, come si dice, determinano già tutto il corpo umano, no? Specialmente queste due qua le trovo molto, molto fine. Ecco, ce la va a prendere, vediamo, due innamorati sono. No, due Due signore che nel suo portamento, no? Che se si guarda bene, sembrano proprio che camminano al rallentatore, con un certo portamento, anche guardando dall'indietro, molto che sembrano proprio col kimono, sembrano un vestito Hanno qualcosa di orientale. Invece questi due elegante. fidanzati rivelano una conoscenza Sì, questo qua, anatomica davvero efficace. questi qua, essendo due picchi, no? Hanno un po' anche degli innamorati francesi, quelli Sì, un pene. sulla panchina, no? Però l'esternazione di questa scultura determina proprio che la donna ha il suo modo di esistere, tutti, come si dice, c'era il picador, Quindi era Presidente della Repubblica, la no? reciprocità La uomo-donna. reciprocità che uno picca per il suo essere, l'altro picca per il suo, no? Sono proprio come chiodo contro chiodo, no?